25 anni di Castiadas, Manuela Internicola è uno dei tanti giovani agricoltori sardi che attualmente vedono il loro personale progetto bloccato dalla burocrazia, vale a dire da questi fondi regionali attualmente bloccati. Qual è la sua storia? Da cosa nasce la passione per l'agricoltura? Innanzitutto è un'attività di famiglia che inizia da mio nonno paterno, da cui ho ereditato l'azienda vitivinicola che sto cercando di mandare avanti finora, ma anche mio padre si occupa dello stesso mestiere. Insieme cerchiamo di mandare avanti un progetto che però ad oggi, come vedete, siamo qui perché non riusciamo, siamo delusi da quest'anno di tempo in cui abbiamo aspettato una risposta e purtroppo non sta ancora arrivando. Lei che studi ha fatto? Io ho studiato in un liceo scientifico a Morabera. La passione quindi per i campi è una passione che arriva dalla famiglia. Esatto, sì. Esatto. Cosa spinge una giovane ragazza della Sardegna a voler scommettere sulla sua terra e soprattutto sulla terra, in un periodo nel quale tantissimi giovani sardi vanno all'estero, lontano da casa per un futuro? Allora, io penso che ognuno di noi debba cercare di sfruttare le potenzialità che offre la propria zona. Per esempio nel comune di Castiadas in cui vivo, le attività principali sulle quali vive la gente sono il turismo e agricoltura e pastorizia. Avendo già in famiglia un'azienda di circa 50 ettari divisa tra agrumeti e vigneti, ho voluto insieme a mio padre e anche mia sorella, che come me è qui oggi per scioperare in attesa di uno sblocco, avete deciso? Sì, abbiamo deciso di, insieme a mio padre, continuare a lavorare in campagna. Ecco, quindi qual è il messaggio che lei si sente di lanciare ai tanti suoi giovani coetanei sardi? Sì, beh, ora come ora credo che non sia male iniziare un progetto come questo. Spesso non credo che partire all'estero sia la soluzione adatta, spesso si sente di aziende completamente abbandonate, di posti in cui la gente non vuole più lavorare in agricoltura, e questo mi dispiace perché la Sardegna ha degli ottimi prodotti e credo che dovremmo puntare su di questi, valorizzarli e cercare di far rinascere un mercato lavorandoci su.